diciamo la Rezzo ha aspettato il momento giusto per colpire, soprattutto all'inizio del secondo tempo, e sono 3 punti insomma, che fanno molto comodo considerato i vari incroci. Sì, è stata una partita difficile il primo tempo dove loro schiacciandosi dentro la metà campo ci hanno castrato un pochettino la tipologia di sviluppo nostra, quindi noi abbiamo continuato a tentare di fraseggiare in una gara dove non era concesso perché non ci sono buchi per farlo. Loro siamo dal limite dell'area del Gozzano alla riga di metà campo, sono 35 metri in cui galleggiavano 20 giocatori di movimento. Abbiamo cambiato l'approccio del secondo tempo, quindi siamo andati a attaccare più velocemente la linea difensiva con invece del fraseggio scegliere una palla sulle punte, sul movimento delle punte, e siamo stati premiati. Comunque la partita è stata sbloccata da un episodio perché è una respinta a calcio di punizione, però alla fine la squadra credo che si sia meritata di vincere una partita difficile, ma non avevo il sentore di galleggiare facilmente contro il Gozzano, quindi va bene. Perché si era visto che venivano a fare una bella figura, tra l'altro con dei giovani che sono messi in mostra. Sì, poi comunque hanno cambiato sistema di gioco, hanno giocato un 4-5-1, rispetto al solito sono stati un po' più densi in mezzo al campo, quindi è un po' più difficile trovare linee di gioco. Questa dove tu sei costretto a vincere non è mai facile, ci va pazienza, ci va calma, non bisogna farsi prendere dalla frenesia, perché più passano i minuti e più ti viene la voglia di accelerare. Quando uno ha voglia di accelerare ogni tanto commette degli errori che non dobbiamo commettere. Queste partite qua vanno gestite da squadra forte nel cervello più che nei piedi, ci va insomma nervi saldi e saper interpretare quello che succede, quindi oggi sono contento per i giocatori. Con 2 vittorie probabilmente sarà 5º posto, è arrivato questo gol del Novara nel finale che ha evitato la vittoria del Siena. Siena e Carrarese avranno 2 gare molto complicate, l'Arezzo dovrà fare il suo a Pistoia. Sì, a noi abbiamo comunque la necessità di vincere a Pistoia, quindi dobbiamo sperare che la Carrarese non vinca a Chiavari con l'Entella. Speriamo che l'Entella batta la Carrarese. Detto questo, noi abbiamo comunque l'obbligo di andare a vincere a Pistoia, che non è una passeggiata di salute. È un'altra partita come questa, peggio perché andiamo fuori casa, quindi è difficile. Noi comunque andiamo a fare quello che dobbiamo fare, recuperiamo anche i 3 squalificati, quindi qualche vantaggio in più ce l'abbiamo rispetto a oggi. Quanto incide davvero la posizione poi quando iniziano i play-off? Beh, incide molto perché arrivare quinti, comunque il primo turno lo faremo in casa oggi. Da quinti, anche se noi dovessimo superare il primo turno, oppure il secondo lo facciamo in casa e non è uguale perché abbiamo 2 risultati su 3, quindi non che una squadra debba andare in campo per il pareggio, ma se viene fuori passiamo noi, quindi no, non è uguale.